unificata. Momento emozionante nel 964 dopo Cristo. E ovviamente no, Taino, cuoco no. Tu, Taino, cuoco e tu, che vogliono mettere sul trono mio fratello, fratellastro tra l'altro. Ma vabbè, guarda, non c'è problema, uccidiamo il fratellastro. Taino, cuoco e tu. Va bene signori, è arrivato il momento di amministrare un po', quindi influenza. Cerchiamo di mettere ordine. Il tuo arcivescovo non ti approva. Ora che abbiamo preso tutta la Sicilia, possiamo fare quella cosa del... Manca Malta. Potenziare il Parlamento siciliano, hai il titolo di Sicilia, ma il tuo livello... Abbiamo completamente la Sicilia e manca Malta. Manca Malta. Poi serve una quantità di denaro inappropriata. Incredibile, il nostro figlio ha imparato la lingua araba dal Papa. Va bene. La persona giusta. Ah, vogliono un riscatto per il Dux Iachintos di Caladia. Ah, 100 monete, te le do sempre volentieri, amico mio. Con quel che mangio poi. Signori, qua c'è stato uno scontro epico tra... catafratti siciliani e catafratti bizantini. Hanno vinto i catafratti siciliani, cioè non c'è stata proprio soluzione di sorta. Oh, l'ultima contea di Tunisi è stata convertita. Io direi che prima di tutto andiamo a convertire la Sicilia, aspettiamo che Reggio Calabria diventi mediterranea di cultura e andiamo a convertire tutta l'isola siciliana. Coniuge, agenda a nome mio. Mia moglie trascorre molto tempo a viaggiare per il reame con le sue guardie d'onore. Ci sono molte questioni che lei può risolvere per mio conto. La presenza militare che disputissa Garfalti, vabbè, come si chiama, porta con sé un fermo richiamo del mio diritto a regnare. Sì. 300. Stare in riga, i tuoi vassalli non minori provvedono inizia a fazione di dipendenza. Assolutamente sì. Infatti ti ha abbassato. Assolutamente sì. Perché Taino ci odia? Taino ci odia perché siamo diventati dei tiranni. Quindi Taino un po' ci odia. Però io, Taino, io a te ti voglio bene. Io ti devo pagare per quello che hai fatto. Hai vinto questa guerra da solo. Io ti pago. Tieni, Taino. Tieni, Taino. Te lo meriti. Ma il tuo re è ferito, scusa, re. Io? No, non sono ferito. Ah, c'è la faccia brutta e basta. È un ubriacone. È sempre nervoso. È un ubriacone. Signore, questo c'è momento... sto stress che non sei più andato. Dopo a questo stress. Però, ragazzi, questo è un momento storico. Un momento straordinario. È un momento incredibile. Ma in tutto ciò, il figlio di Taino, che è emofiliaco, giustamente, che se si fa un taglio, questo muore dissanguato. È diventato un guerriero, attaccante aggressivo. Quindi, giustamente, maestro di lame, tattico esperto, codardo, perché è emofiliaco, quindi c'ha paura. Spietato e giusto, con 15 di competenza militare, non potrei mai essere come papà. Non potrei mai 35. Essere. Una bestia. L'eresia. I valdesi in Bema, questo meno male che ci siamo andati da questo imbecille, guarda, veramente meno male. Esaurimento nervoso, torna a casa a riposarsi mentre percorre i corridoi del mio palazzo frustrato. Molti dei miei cortigiani sembrano parlare costantemente di qualche problema che stanno avendo a Palermo. In giorni come questo, quando le loro parole diventano un fastidioso ronzino nelle mie orecchie, mi viene voglia di appenderli tutti. C'è qualcosa della discussione che suona familiare, però. Quella legge non è stata una mia idea. Questo è un mio errore? Beviamo, signori. Chiediamo oro al Papa, che ce ne dà, e ce ne dà pure tanti. Chiediamo il riscatto per questo disperato. Perfetto. Guarda, nuove costruzioni. Adesso possiamo dare una... Nostra figlia si può sposare con Aquitania. Sì, ragazza mia, siederai sul trono di Aquitania per qualche anno. Enna, ma cosa ancora più importante, quanto manca? Ehi, ragazzi, manca 4 anni.
4 anni e ci togliamo dalle palle un problema molto 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 grosso, molto grosso. Vediamo se il nostro figlio nel mentre ha deciso di fare qualche figlia. No, anche perché sua moglie è malata e ormai ha 39 anni, quindi purtroppo il figlio maschio non ce l'ha, non abbiamo il figlio maschio. Vediamo. Però lei è robusta e bella, ha perso il tratto intelligente. Lei è robusto, geniale ma piacente. Lei è robusto e bellissimo. E lei è robusto, eccola, e bellissimo. E il primo tratto cos'è? Robusto. No, no, quell'altro. Questo? Ah, scalmanata. No, ma è un tratto da bambino. Nostra moglie ci vuole far leggere libri. Abbiamo un basso controllo delle contee. Amico mio, direi di aumentare il controllo nella contea di Siracusa e vediamo cosa costruire a Siracusa. Oh! La cultura i merli poi dobbiamo fare. Però mura e torri direi che a Siracusa sono fondamentali. La nostra gloria è ampiamente riconosciuta. E vorrei ben vedere. Vorrei ben vedere. Ragazzi, quando Taino morirà trasferiremo i suoi poteri, i suoi terreni sotto il vassallaggio di nostro figlio. Il figlio andrà sotto di lui, perché non ci potrà essere mai un cavaliere come Taino. Oh signore, una proposta sensuale. Mia moglie si è fatta largo nella mia vita con parole dolci e carezze ancora più dolci. Durante la notte fatico a non pensare a lei. La fiamma dei nostri sentimenti ben presto mi divamperà e finirà per estinguersi. Voglio risiedere per sempre all'inferno. Giaci. Perché? Ma è tua moglie. Giaciamo con lei. Vabbè. L'ordine sacro si espande. Abbiamo un giullare. Sì. Il mio cortigiano Leon ha insistito nel vedermi anche se ho fatto sapere che preferivo stare da solo. Il mio tranquillo despota, è passato molto tempo dall'ultima volta che vi siete fatto vedere a corte. Noi tutti facciamo del nostro meglio per mantenere l'apparenza in vostra assenza, ma una siciliana corte non può funzionare senza la presenza del suo despota. Va bene, arriviamo alla corte. Tutto questo perché c'è questo tizio che è così da quant'è che è così? Allora, tu sei un ragazzone grande e grosso e hai paura di questa signora. M mio despota, la tua ospite è tuta, è solo che lei non la smette di mangiare, composta di fragole, balbetta il mio cavaliere Badis. Proprio in questo momento io becco tuta che esce dalla dispensa trasportando una pila di composta di fragole con entrambe le braccia. Qualcosa non va, mio signore, dice tuta, borbotta sotto luce. Hai mangiato la composta di fragole reale nelle segrete. E non è male come reazione. In nome di Dio, donna, ricomponti. O sarà meglio che tu paghi per quello. Famosi pagare. D'ora in avanti si è bandito dalla dispensa. Però guadagnato Quanti arrivo di stress. Ah, fatti pagare. Pagaci. Se lo vuoi mangiare, almeno paga. Udienza! No. Quanta gente! Eccoci qua. Tra tutti i supplicanti, Ali, che io pensavo fosse un prigioniero, gli arresti domiciliari in qualche modo appare davanti al mio trono. Vostra Altezza, di certo il cibo che mi avete servito. Ah, è ancora la solita storia. Ma scusa, chi è che arriva adesso? Che è rimasto nelle segrete. Nelle segrete, la conosciamo tutti questa storia. Nelle segrete. Oh, arriva sindaco. Ma no, io volevo sapere chi era la guardia. Cavaliere, ancora il cieco, il sindaco cieco. Ancora il sindaco cieco. Ok, mio signore, i cani di Amalfi pensano di essere i migliori di noi. Facendo le loro battute al senso di giorno mancato. La sindaco Aurona, il crudele, il progenie del demonio, deve essere rimessa in riga. I dannati idioti devono imparare a rispettare il secondo, la superiore città. Ma noi possiamo essere degli stronzi e dire ma Amalfi è la città più bella. Si ponto è senza dubbio preferibile, no? Vorrei finire questa follia da dove è cominciata.
Abbiamo l'85% di prendere l'amministrazione civica con un contributo in tasse del vassallo repubblicano più 10. Ma non siamo repubblicani. No, il vassallo però. Senti, io dico di fargli struzzi. Vai, vai, mi piace molto. Sembra che la mia vassalla ha avuto un caratteraccio mentre è in attesa di ricevere un pezzo. Allora, vatti a fare un giro. Allora, non posso sopportare la vostra tolleranza dell'incredente come sindaco Damianos. Persino tra la nobiltà. Facciamo un uomo dalle sue qualità, non dal suo credo, e poi gli togliamo il revoca titolo. Perché? Sì. Perfetto. Non voglio feccia, non voglio feccia greca in Sicilia. No, sto scherzando, ovviamente ci siamo mecciati con loro, fa parte anche della nostra cultura la Grecia, assolutamente no. E poi abbiamo creato una nuova. Ponte Taino, vieni, prendiamo posizioni di potere che aumentano di noi i nostri consiglieri, dovrebbe sciogliere questa... Sei da solo, sei rimasto da solo. Niente, la pugnalata. Sei rimasto da solo. No, ma è il principe armadio. Principe armadio. Principe Armadio 14, guadagniamo 42 di stress perché siamo pure onesti. Principe Armadio, ti è andata bene, ti è andata benissimo, ti è andata, Principe Armadio ti è andata benissimo. Però ragazzi, con questi soldi io direi che possiamo costruire un nuovo insediamento quasi da casa. Sì, che è un po' squarmo. Facciamo un bel tempio. Messina è coperta, Enna è coperta, Palermo, ragazzi, possiamo decidere se fare un castello, una città, un tempio. Potremmo fare un'altra città di Palermo. Anzi, sul medievale però Palermo era un castello. E infatti è già un castello Palermo. Eccola qua. No, un'altra città. Facciamo una città. Non un altro castello da amministrare noi. Sì, castellizza. Il nostro secondo castello nella contea di Palermo. Il re ha due castelli. Dai. Ma mi sembra una stupidaggine. Bellissimo, due castelli da amministrare. Diffida dell'amicizia. Mi diffido. So che dovrei essere grato per il nostro ospite Costantino. Sembri andare d'accordo con Gacco, ma c'è qualcosa che mi preoccupa nel modo in cui lui dialogano. I loro sorrisi sono quelli che condividono gli amici di lunga data o gli amanti devoti. Si comportano in maniera sfacciata, come se ci fosse solo loro nella stanza, lasciandomi allegramente fuori dalle loro conversazioni. Che relazione c'è fra loro? E io dovrei fare qualcosa riguardo? Devo porre fine a qualsiasi cosa stia nascondendo fra di loro? Ma è il nostro figlio. Dovrei incoraggiare il loro gamma finché la visita vada al migliore dei modi. Qualunque sia la loro reazione, io me ne tirerò fuori. Costantino non è più il benvenuto. La terza. Questa? Sì. Me ne tiro fuori? Lasciali fare. Diventano amici. Va bene, il nostro figlio diventa. No, va bene, ce ne fare coraggio. No, che è successo? Mostra Aurelia. La coniuge. Vabbè. Mi è preso un infarto. Perché? Pensavo fosse morto Gacco. Riposa il bellissimo. Va bene, ti troverò un'altra moglie, così magari mi fa un figlio maschio. E dobbiamo trovarla con il tratto Erculeo, ragazzi. Sì. Eredità. Un amazzone. Eccola qua. Ma 34. Ma chi è tra l'altro? Quella sotto, 19. Il sangue. Dal tratto sangue. Al tratto sì. Dobbiamo provare con quella lì. 21, una bulgara di 21 anni. Convoglierete a nozze. giochiamo con la genetica e via. Pochi cavalieri. Reclutiamo a corte lui e ti costringo.
È bello avere dei cavalieri di cultura araba nella propria nostra corte. Fa capire che questa cultura mediterranea. Chi è lui? Ha imparato la lingua volgare italiana. È il nostro amico della Baviera. E chi se ne frega? Sì, fotte sega. Fotte sostanzialmente grande sega. Attenzione, c'è una guerra intestina. E ha ben pensato di venire a sporcare quindi le nostre. Basta che poi puliscono i cadaveri per terra. Vabbè, si stanno. E cos'è questo casino? A noi non ci interessa. Ragazzi, questa vittoria su Bisanzio è stata straordinaria. E tra 19 mesi possiamo rifare guerra sempre a lui, che nel mentre è dilaniato da guerre, è in guerra col Kazar, con la Kazaria. Mamma mia. Ragazzi, purtroppo la perderà prima che noi gli potremmo dichiarare guerra, perché è almeno il 98%. Ha ne esce comunque tutto rotto lo stesso, ci metterà del tempo. Conte Taino, grande amico mio. Durante la gestione quotidiana del mio regno ho imparato a riconoscere diverse opportunità che posso cogliere. Ogni occasione ha una grande potenziale, ma realisticamente posso sfruttare solo una di queste e devo determinare quale mi darebbe il beneficio maggiore. Ho sentito voci del ritrovamento di un tomo perduto. Conte Taino avrebbe bisogno di aiuto per la gestione delle sue proprietà. Assicurare questi accordi commerciali e riempire la mia tesoreria. Beh, è chiaramente questa. Non è che c'è molto a discutere. Oh, è cambiato il sovrano qua? No, è sempre lui. Ha cambiato vestito perché... Si è cambiato perché è uscito dalla guerra con la Kazaria. Adesso Bisanzio non controlla più la Crimea. Ragazzi, la nostra pace durerà ancora 14 mesi. Signori, momento ghiottissimo. Ghiottissimo perché, signori, Matteo II potrebbe... Attenzione, Leviatano! È opportuno che il despota passi del tempo in mare. Giusto, giusto. Ok. Che cazzo ne so. È opportuno, se è opportuno. L'aria salmastra sul viso e un bel vascello sotto i piedi. Oggi la mia imbarcazione personale e un piccolo squadrone di scorta escono per situazioni pratiche e crescite. Fino a quel momento il breve viaggio era stato un mondo esilarante per staccare un po' dalla vita di corte. Quando ad un certo punto lo avvisti un pennacchio d'acqua lontano, seguito da una piccola isola di carne, scura come il buio, che emerge dalle onde, la più grande bestia di tutti gli abissi. Una balena. Se prendiamo gli arpioni abbiamo il 39% di ottenere 100 monete e il 60% di prestigio. Qua otteniamo 50 monete e basta. Qua otteniamo 75 di prestigio. Direi... Non ci serve di più prestigio? Ma sì, dai, prendiamoci prestigio. Guadagniamo amministratore e diventiamo onorato di servire. Noi non serviamo, noi veniamo serviti. La guerra, mancano 7 mesi, manca pochissimo, ragazzi. E Bisanzio è ancora nella merda. Gli sta implodendo il regno tra le mani. Con te abbiamo già le relazioni a 100, quindi basta. Aumentiamo le relazioni con l'altro nostro figlio, no, fratellastro, che i mesi passino veloci. 30-20 giorni di 4 giorni. Ma che cazzo? Ho sbagliato. Ma amico mio, ma che cazzo? Sì, ti verrò a dare una mano. Fanculo. Ah! Per Barcellona poi. Incredibile. Andiamoci subito, pestiamoli e andiamo. Ma che cazzo? Ci fanno perdere tempo. Ci fanno perdere tempo, ci fanno perdere soldi. Maledetti. Signori, abbiamo scoperto il governo ereditario. Cambia legge in successione per partizione, cambiamo la legge, tutti approvano, non verranno più creati i regni. Signori, possiamo incominciare
una vera e grossa espansione del regno di Sicilia. Ora direi che per sviluppare la nostra cultura, questo qui, questo è quasi finito, quindi va bene, lo facciamo, mancano 19 mesi, poi direi di fare Merli. Signori, sono le 11:22, quindi cosa... Direi, visto che abbiamo cominciato con mezz'ora di ritardo, di chiudere in mezza, e qua stanno arrivando un botto di uomini intanto, e sì, provare a fare l'ultima guerra all'imperatore di Bisanzio. Mandria di bovini o grande mandria di bovini? Proviamo la grande mandria, e la otteniamo, la grande mandria di bovini. La otteniamo, la grande mandria di bovini, questi sbarcano qua, avviciniamoci. E si va a picchiare tutti insieme allegramente. Picchiamo gente a caso. Vieni qua, bomba. Picchiamo gente a caso. Dai ragazzi, dai, amico mio, vieni, andiamo. Ma basta, pure Venezia adesso ci si mette. No, Venezia no. Contro l'Italia poi. Siamo matti. No. Figurati. Figurati. Sì, l'empatia e il cuore gentile. Allora, lui è avventuriero e cortese. Oh, sì. Quindi il coraggio... Vabbè, proviamo il coraggio. Eccellente. Ottimo. Stiamo riuscendo a influenzare il nostro fratellastro, nonché vassallo. Questa guerra... Dai. Andiamo a assediare, perché voi non si sa bene cosa state facendo. Paghiamo nostro fratello. Ma no, chiediamo oro al Papa, che non fa mai male. Sì, lo userò con tanta saggezza. Allora, lui, Emirato Rustine, qua, che è lui, vuole comprarsi una tregua per 10 anni. No. Ma certo. Ma no, ma prendete quei soldi. Ma è tutto territorio di espansione per noi. Intanto di amministratori. Allora, Regno di Aquitania, mi stai facendo perdere tempo. Attenzione, la guardia. Sono rimasto confuso sul perché mia moglie voglia consegnarmi un grande regalo in cortile. Ben presto tuttavia ho capito quando la despotessa ha ordinato ad un gruppo di soldati di mettersi in fila, un reggimento completo, reclutato nelle mie terre, pronto a servirmi. Di 190 uomini non ne facciamo un cazzo, però guardia personale è interessante il contratto. Maestri e due, vai, serviranno come i miei guardie personali. Dai, riusciamo a mandare a fanculo questi imbecilli. Ma mo si è messo pure questo qua. Ma sai che... Sì, ma io non voglio che lui si rafforzi. Cioè, già 6.000 sto stronzo. Già fatto. Veramente, guarda, veramente. L'hai fatto sbagliato. Apposta. L'hai fatto apposta, pezzo di fango. Incredibile. Granaio infestato. Beh, questo forse è una perdita minore, l'ultima. I semi in magazzino. Vabbè, senti, prendiamo 50 di pietà e diciamo lo dovrei fare da casa. Vai. Anche perché ti professano quello. Qua, andiamo a menare questi stronzi. Bevi. No. Che magari ci muori, viene tuo figlio. Abbiamo scoperto l'attrazione monoralismo. Io direi di andare su attrazione per il fuoco. Andiamo su Merli. Questi si stanno spostando qua. Sto andando veloce perché voglio togliermi dalle palle questa guerra il prima possibile. Che tu pensi di scambio, si scambiano un con... incredibile queste teste di maledetti, guarda questi, no, veramente no, guarda, ci perdono gli uomini.
un altro alleato, vai, questa guerra sta diventando un bagno di sangue. Sta entrando tutta la Spagna, sta entrando. Sì, sì, sta arrivando un botto di gente. Sì, ma noi dobbiamo forse stare lì? Ma dove va questo imbecille? Dove sta andando? Cioè, la stiamo vincendo, sta guerra. Qua c'è un botto di gente, amico mio. Perché hai cambiato il comandante? Perché non ce l'avevamo. E Taino? Eccolo. No, questo è il figlio. Ma questo è il figlio? Fermi tutti. Non so se record... No. Ragazzi. Un minuto di silenzio. No. È morto Taino. No. Vabbè, è forte anche il figlio. Dai, va bene, utilizziamo il figlio. Aspettiamo che qua... Mannaggia. È stato un uomo esemplare. Togliere l'assedio qua. E certo, mettiamo il conte Taino, che si chiama come il padre. Assedio vinto. Seguiamo l'amico. Che stai facendo? Che stai facendo? Perché sei fermo qua? Andiamo a diventare avari. Hai deciso di perdere sta guerra? Non ho capito. Te la stiamo vincendo noi? Maledetto. Dai, buttati a testa bassa. Ma no, ci gonfiano male. Vinciamo noi. Non credo, proviamoci. Attenzione. Siamo malati, moriremo. Assolutamente non mi gioco le truppe. A quanto pare una certa esperienza. Non fare più di quanto sia necessario. Lavoro eccellente, Anna. Non siamo più morenti. Sì. A me questa guerra di Aquitania sta veramente snervando in sotto tutti i punti di vista. Loro sono 3, 4, 5. Potremmo prendercele di brutto. Loro difendono la collina. Tratti il comandante. Non lo so. Sentite, se la gente di Aquitania ha deciso di perderci, io non ci posso fare niente. Mm-hmm. Sono cretini. E il lago della bilancia. Sono cretini. Sono degli imbecilli. Totali. Ragazzi, faremo a meno dell'Aquitania, cioè molto semplicemente faremo a meno dell'Aquitania e anche di Venezia, perché no, Venezia sì. Faremo a meno dell'Aquitania. Noi contiamo 7000 uomini, Venezia ne conta 2004, arriviamo a 9000. Potremmo farcela anche senza l'Aquitania, che tra l'altro non è neanche più nostra alleata. Perché non è nostra alleata? Vabbè, eravamo in una guerra che neanche ci competeva. Boh. Non sono neanche i nostri alleati. Ma che truffa è? Ragazzi, sono le 23:31. La decisione è scattare con una guerra lampo a Bisanzio o rimandare tutto alla prossima settimana? Ma rimandare la farei bene. Sì, facciamo una cosa fatta bene la prossima settimana. La prossima, sì. Sì. Va bene, ragazzi. Bisanzio comunque è in guerra civile, c'è comunque delle grane. Bisanzio comunque c'ha delle grane interne qua, però non lui, c'hanno le grane interne i duchi. Quant'altro. È tornata al suo splendore. Tutto questo perché sti stronzi hanno deciso di dichiarare guerra all'Aquitania senza un reale motivo, che non so perché abbiamo perso l'alleanza con l'Aquitania. Non chiedetemi per quale motivo. Ma va bene, mi ricordo che fosse lui il re, no? Credo. Lei si è sposata a questo vecchio?
Vabbè, l'amore non ha età. Ah, ve lo dico io perché. Perché è morta. È morta. Forse è la nostra figlia che è morta, che era la sposa. La figlia che è morta, che era la sposa. La figlia che è morta, che era la sposa. Va bene, ragazzi. Lo scopriremo alla prossima puntata. Tanto qua possiamo richiedere un sacco di riscatti. Il regno di Sicilia nell'anno del Signore 973 è così, la Sicilia è finalmente riunita. Ci vediamo prossima settimana per provare a potenziare il Parlamento di Sicilia. Bye. E creare un nuovo glorioso regno destinato alla gloria eterna. Dalla Brotherhood è tutto, vi auguro una buona serata. E buona ci serata. Vediamo alla prossima. Buona serata a tutti. Buona serata. Ciao.